Colleghi, non dovete urlare tutti insieme, dobbiamo continuare la discussione e infatti ho richiamato l'onorevole Capelli. Onorevole Capelli, per favore, la richiamo all'ordine, altrimenti la devo buttare fuori. Onorevole Capelli, la prego di non interloquire con i suoi vicini di settore. Onorevole Dall'Osso ha chiesto la parola, prego. Minacce e intimidazioni, Presidente. Quindi onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, capisco la stanchezza, però adesso dobbiamo ritornare a concludere la discussione nel merito dell'emendamento. Quindi ho dato la parola al collega Dall'Osso. Prego, onorevole. Dovete far parlare. Scusate, ma se urlate tutti, anche il collega Dall'Osso non può parlare. Prego, onorevole Dall'Osso. Grazie. Colleghi, parliamo di conflitto di interessi e ci minacciano e ci insultano. Colleghi, colleghi, lasciate concludere. Cosa posso dire? Sorrido, non ho neanche più la voce. Grazie. Grazie, onorevole Di Stefano Maglio. Presidente, quello che sta succedendo in aula oggi ci dà una chiara dimostrazione del fatto che a parlare nel merito, come ha fatto il mio collega Sibilia, qualcuno qua dentro non riesce proprio, perché nel merito vorrebbe votare questo emendamento, ma il partito che ha interesse, come abbiamo più volte detto e lo dimostrano le intercettazioni, gli scioglimenti per mafia, eccetera, eccetera, ha interesse a piazzare i suoi uomini e quindi ha calato il diktat ai suoi esecutori pigiabottoni in Parlamento di votare contrariamente a questo emendamento. Io dico, se vi fa tanto rosicare questa cosa, la porta è lì. Qui siete pagati dal popolo italiano per fare onorevole il bene Di Stefano, del popolo italiano, via. Non gli interessi del vostro partito e di chi vi manda qua dentro con i finanziamenti alle campagne elettorali. Grazie. Del vostro partito. Abbiate il coraggio di fare il bene del popolo. Se non siete in grado, le vostre liste scorreranno come prevede la legge italiana. Grazie. Io non ho altri iscritti a parlare. Se non ci sono altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 9.350 Mantero, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione.